Buongiorno, benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua, oggi è mercoledì 25 ottobre 2017, siamo sempre qui in diretta per raccontarvi un po' quello che succede a Milano, nella città metropolitana, un po' i protagonisti di questa città, un po' quelli che noi definiamo gli scrittori del racconto collettivo che è Milano. E Milano non può che essere un racconto che parte o comunque incrocia o finisce sulle sponde del Naviglio o nel Naviglio, perché tante storie il Naviglio ha portato in quel di Milano. E oggi parliamo appunto di Navigli, ma da un punto di vista diverso, poi in realtà parleremo anche di tante altre cose. Perché da qualche settimana si può navigare sui Navigli, come di consueto, no? Sapete, sono queste barche che vi fanno fare un bel giro sul Naviglio, ma con qualcosa in più, si può andare al cinema sul Naviglio. Lo facciamo in compagnia della nostra ospite di oggi, che è Francesca Orlandini di Milano Card. Buongiorno Francesca, Buongiorno. benvenuta, benvenuta a Good Morning Milano. Appunto, dicevo, da qualche settimana è possibile andare al cinema, non, diciamo, andiamo ai Navigli al cinema, che poi non ci sono più neanche tanti cinema intorno ai Navigli ormai, sono anche un po' meno di quelli che erano una volta, ma andiamo al cinema sul Naviglio, giusto? Esatto, andiamo al cinema sul Naviglio con Cinema Bianchini, ovvero il cinema in barca che tutte le sere rende possibile navigare e poi guardare un grande film Medusa in barca sui Navigli. Cinema Bianchini, subito quando sei venuta ho detto: ma come mai questo nome? Mi ha dato una bellissima storia su questo modo di dire che non conoscevo neanche, quindi è interessante. C'è un modo di dire che Cinema Bianchini, ovvero il cinema dei sogni. sì? Quando eravamo piccoli, quando eravate piccoli, spesso i nostri genitori ci dicevano andiamo al cinema Bianchini, per intendere andiamo a letto. Quindi noi ci Ah. siamo ricollegati a questo tema proprio per richiamare l'ambito dei sogni a cui vogliamo ricollegarci con questo cinema che, come dicevamo, non è tanto un cinema tradizionale, ma vuole essere un'esperienza molto più completa da realizzare la sera sui Navigli. Quindi Cinema Bianchini, il cinema dei sogni. Ecco, appunto, perché è un cinema, vabbè, cinema si va la sera, certo, sì, però insomma è veramente un cinema che ti coccola e che ti porta in una dimensione un po' diversa del solito. Sicuramente la cornice, il fatto di essere su una barca, sul Naviglio, con delle copertine, mi dicevi anche, avete predisposto appunto per adesso che Esatto. arriva il clima un po' più rigido. E poi siamo super coccolati da voi di Milano Card, giusto? Esatto, abbiamo deciso di coccolare i nostri spettatori oltre alle copertine per aiutare adesso che ci inoltriamo nella brutta stagione, però comunque vorrei ricordare anche che la barca è chiusa, coperta, quindi il freddo non è un problema, però coccoliamo il nostro visitatore anche con tante piccole attenzioni, a partire da un calice di vino a storia nel momento in cui ci si imbarca, fino al bacio perugina per augurare la buonanotte a tutti, ma anche delle tisane Valverde con cui riscaldiamo i visitatori durante la proiezione del film. Inoltre, come dicevo prima, la possibilità per tutti i nostri clienti di usufruire di un prezzo speciale all'aperitivo presso il locale Vista d'Arsena tutti i giorni, quindi aperitivo a 7 euro per chi si imbarca a seguito su Cinema Bianchini. Ecco, perché appunto voi l'imbarco è tutte le sere, diciamolo, alle Esatto. 19:30 sulla Darsena di fronte a questo locale, appunto, Di fronte a questo locale che che è il insomma può Vista essere utilizzato d'Arsena. anche per fare un pre-cinema, appunto, quindi un bel aperitivo lì, poi si sale, tanto beh, Esatto. il Naviglio è calmo, non è mosso, non si soffre il mal di No, no, non mare, si soffre il vero? Non mal di si soffre il mal di mare. mare sul Potete mangiare e Naviglio, ok. bere tranquillamente prima di imbarcarvi. Insomma, un'idea questa del cinema Bianchini davvero interessante, però mi viene da dire, non è l'unica idea legata al cinema abbastanza interessante e bizzarra, verrebbe da dire, di Milano Card. Ne avete avuto una, diciamo, in versione estiva? Così Abbiamo magari avuto. qualcuno adesso dice: ah, sono loro, ecco, allora ci vado adesso, no? Insomma, garanzia Esatto. di successo. Cinema Bianchini viene dopo Cinema sui tetti, che è stata l'esperienza estiva sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele, un'esperienza di grande successo che ci ha accompagnato da maggio fino alla fine di settembre e che era sold out tutte le sere con anche grande anticipo, quindi proprio a dimostrazione della grande soddisfazione e del grande successo che ha avuto questo cinema, che ha permesso per vari mesi di guardare tutte le sere delle proiezioni sempre di film Medusa sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele. Cinema Bianchini vuole essere un'esperienza che si collega a cinema sui tetti, proponendo però varie differenze, quindi un'esperienza di cinema sempre particolare, sempre diversa, che speriamo possa essere apprezzata tanto
tanto quanto Cinema sui tetti, che è stato un grandissimo successo. Oltretutto lo dico subito anche per chi si stesse chiedendo, sì vabbè ok, ma chissà, costa niente in realtà, cioè costa come andare al cinema normale fondamentalmente, più o meno. Allora, cinema, se andate a vedere un film 3D penso che spendete forse anche di più, anzi Cinema Bianchini non costa così come belli come film che fate vedere voi in questo momento, tra esatto. parentesi. No, abbiamo grandi film che sono stati, diciamo, proiettati negli anni passati, diciamo, 14 euro che è il prezzo della navigazione, quindi la proiezione viene inclusa nel prezzo della navigazione, in più abbiamo tutti i benefit che vi abbiamo elencato prima, quindi un prezzo assolutamente conveniente. Appunto, parlavamo di film, che film sono in programmazione? Sono in programmazione film Medusa, che è un nostro collaboratore per l'iniziativa, a partire da grandi classici come dei film di Woody Allen, Midnight in Paris, To Rome with Love, Vicky Cristina Barcelona, fino a film come La Grande Bellezza, In Time, Scoop. Abbiamo lanciato proprio ieri la programmazione che dall'11 novembre ci accompagnerà fino a fine novembre, con tantissime novità, anche Oliver Twist, tantissimi veramente titoli che degli anni passati di grande successo. E per le serate particolari come Halloween ad esempio, abbiamo dei film a tema, ad Halloween ad esempio Il Cartaio di Dario Argento, mentre per la Music Week che si tiene a Milano dal 20 al 26 novembre proietteremo This Must Be the Place il 25 novembre. Quindi anche, diciamo, vivere la città, diciamo, tematicamente, mi dire, appunto per Halloween fate un film di Dario Argento, per la Music Week Sorrentino con This Must Be the Place, un film fantastico, quindi insomma la possibilità anche di vivere quelle giornate magari dove uno ha già fatto magari qualcosa inerente a quel tema, mi viene in mente appunto la Music Week, quindi chissà quanti appuntamenti durante la settimana ci saranno in città, e poi concludere davvero in una maniera molto molto particolare. Esatto, vogliamo dare la possibilità di vivere i nostri spazi anche tematicamente sulla base di quella che è la proposta della giornata, quindi sicuramente su questo ci trovate sempre in sempre all'ordine del giorno, sempre pronti, pronti a esatto. dare quello che la città in quel momento esatto. chiede, verrebbe da dire. Spiegaci un po' bene come funziona la navigazione, cioè noi saliamo, come avviene appunto, 19:30 ci troviamo lì, dobbiamo già aver preso il biglietto, giusto? Esatto, il biglietto consigliamo di preacquistarlo online, che è sicuramente più semplice, soprattutto perché molte serate vanno sold out in anticipo, quindi comunque appena prima dell'imbarco non sarebbe possibile acquistarlo. Quindi potete acquistare il biglietto sul nostro sito, che è www.cinemabianchini.it, presentarvi alle 19:30 o con qualche minuto d'anticipo davanti al locale Vista d'Arsena, dove troverete la barca e potrete imbarcarvi mostrando il biglietto. Si effettuerà un tratto di navigazione lungo la Darsena per poi iniziare la visione del film. Quindi la navigazione poi è in base a quanto dura il film, immagino, giusto? Sì, esatto, a un certo punto durante la proiezione del film ci si fermerà anche, quindi non durerà durante per tutta la navigazione del film, però ovviamente si scenderà dalla barca solamente nel momento in cui il film sarà terminato, quindi a seconda della durata del film durerà la serata. Ma infatti, bisogna salire fino a Pavia, un attimo. Tutto il film, arriviamo fino a Pavia in un attimo, infatti. Milano Cat però non ha solo, diciamo, questa esperienza in atto in questo momento, ha anche dei luoghi, diciamo, dei resident, come vengono chiamati una volta, cioè dei luoghi dove in realtà c'è e rimane e fa tantissimi eventi. Ci puoi raccontare? Certo, Milano Card ha tre luoghi al momento, che sono Highline Galleria, ovvero il percorso lungo i tetti di Galleria Vittorio Emanuele, la cripta di San Sepolcro e il Foro Romano. Partiamo da Highline Galleria. Vai. Che è dove si è svolto anche Cinema sui tetti, quindi l'esperienza di cui vi raccontavamo prima. Highline Galleria è visitabile tutti i giorni, quindi siamo sempre aperti per visite guidate sotto richiesta, ma soprattutto siamo aperti per eventi. In questo momento, ad esempio, abbiamo allestito in due delle piazzole di Highline Galleria un vigneto, che è il primo vigneto, tra l'altro, sui tetti di Milano. Quindi un vigneto sui tetti di Milano. Con anche vista... sui tetti normali, poi sulla galleria. Esatto, sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele, quindi con una bellissima vista, dove è possibile ogni sera fare delle degustazioni di vino e di formaggi, in questo momento anche accompagnati da delle confetture. Quindi tutte le sere alle 19:20 noi proponiamo queste degustazioni sui tetti, che stanno avendo anche questo moltissimo successo, ormai è da più di un mese che le proponiamo,
e ci trovate lì tutte le sere con queste degustazioni nel vigneto, quindi un'ambientazione molto caratteristica, una proposta enogastronomica ottima perché abbiamo partner quali Consorzio Formaggi Svizzeri e Tenuta Bosco Albano che ci fornisce il vino e Confetture Girasole. Quindi questa al momento è la proposta di Eila in Galleria. Usciremo a breve con tante novità per eventi autunnali e invernali, quindi che ci accompagneranno anche qua fino a fine dicembre. Ottimo, questo per quanto riguarda la galleria. Esatto. Poi passando alla cripta di San Sepolcro, che è a due passi da Eila in Galleria, quindi volendo potete anche visitarla poco dopo, abbiamo inaugurato da pochissimo una mostra di Bill Viola in cripta. La cripta di San Sepolcro è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 22 e ospita adesso queste tre opere di quello che possiamo definire il maggiore artista della videoarte contemporanea esistente al mondo. Quindi potete venire in cripta, visitare la cripta di San Sepolcro, che già di per sé è un luogo pieno molto affascinante e pieno di storia, perché raccoglie millenni e millenni di storia al suo interno. E in questo momento inoltre potete anche vedere, incluso nel prezzo della cripta, che è di 10 euro, la mostra di Bill Viola. Sempre vicino alla cripta di San Sepolcro. Ok, passando all'ultimo, il Foro Romano, che si trova in via dell'Ambrosiana, quindi a due passi dalla cripta e da Eiline. Il Foro Romano è aperto per visite durante i giorni della settimana, in particolare durante il weekend di venerdì e di sabato ospitiamo l'aperitivo degli antichi romani firmato da Masterchef. Quindi questo aperitivo che vi permette sì di visitare un luogo storico come il Foro Romano e bellissimo come il Foro Romano, ma soprattutto di vivere l'esperienza unica di provare un aperitivo come i tempi degli antichi romani. Quindi c'era l'ape, si faceva anche ai tempi degli antichi romani. L'aperitivo si faceva anche ai tempi degli antichi romani. Diciamo proprio perché, insomma, quindi non nasce a Milano, l'aperitivo non è milanese, mi stai dicendo. L'aperitivo in questo caso. A Milano che lo faceva. Noi siamo sui romani a Milano perché tutto. Okay. E ovviamente è un aperitivo rivisitato, in questo caso da Valerio Braschi, che è il vincitore dell'ultima edizione di Masterchef. Sì. Che ha rivisitato l'aperitivo degli antichi romani, perché nessuno di noi penso vorrebbe mangiare le ricette di 2000 anni fa. Dubito. Quindi che... abbiamo chiesto a un grandissimo esperto come Valerio Braschi di creare delle ricette sulla base di quelle che erano le abitudini alimentari degli antichi romani, rivisitate ovviamente in chiave attuale. Quindi non preoccupatevi, mangerete delle ricette firmate da un grande chef, quindi la qualità è assicurata. Ci puoi dare qualche idea su cosa si degusta questo? Posso darvi delle idee sui prodotti che sono stati utilizzati, poi troverete tutte le ricette nel dettaglio sul nostro sito. Prodotti sono, si passa dalla carne, ma soprattutto spezie e legumi, lenticchie, quindi prodotti che venivano utilizzati nell'antichità, cui Valerio Braschi ha dato un tocco moderno, appunto aggiungendo delle spezie, delle carni particolari. Sono piatti molto elaborati, quindi non lascio le spiegazioni a Valerio Braschi, appunto, che ci ha riportato. Però no, molto buoni, e un'offerta di vino anche in questo caso è ottima, perché il vino che si beve all'aperitivo degli antichi romani è vino Astoria, che è promotore dell'iniziativa, perché lo dico perché sicuramente farà piacere a chiunque di voi verrà, venendo in cripta di San Sepolcro, acquistando anche il biglietto per l'aperitivo degli antichi romani, si contribuisce ai lavori di restauro che attendono la cripta di San Sepolcro. Quindi mi fa bene a un tutti. Ottimo, esatto, l'aperitivo fa bene a che tutti. Fa bene a tutti, come fa bene a voi, bene se a voi, mangiate e bevete, fa bene alla cultura. E fa bene anche a cripta. Esatto. Dicevi, vino Astoria, che è lo stesso vino che possiamo degustare anche sul Cinema Bianchini, giusto? Esatto. Quindi noi quando saliamo, dicevi, dal lunedì al giovedì, ogni volta che saliamo sulla nostra barca dei sogni, esatto, il nostro Cinema dei Sogni, ci accoglierete con un calice, giusto? Con un calice di vino Astoria, esatto, che poi è il vino che sarà servito anche durante l'aperitivo al Vista d'Arsena, quindi Astoria appoggia anche l'iniziativa di Cinema Bianchini, oltre ad appoggiare l'aperitivo degli antichi romani al foro. Al foro. Allora, ricordiamo bene come fare per venire, iniziamo con Cinema Bianchini, poi dopo anche il resto, che comunque immagino le coordinate siano quasi sempre quelle. Sì, come sì, fare sì. Per appunto venire a Cinema Bianchini? Ah, per venire a Cinema Bianchini potete comprare i biglietti sulla nostra, sul nostro sito, che è www.cinemabianchini.it. Troverete la voce programmi biglietti, dove potrete acquistare il tutto, trovate scegliere il film a cui volete venire, vedrete anche indicati già i film sold out. Potete seguirci anche sulle nostre pagine Facebook Cinema Bianchini oppure Instagram, ci trovate sempre come Cinema Bianchini, e sui social vi rimandiamo poi al nostro sito ufficiale. Per gli altri monumenti
Potete invece seguire. Una prima, scusa, certo. Scusa che ti interrompo, ricordiamo quindi Cinema Bianchini che tutte le sere alle 19.30 parte dalla Darsena, quindi imbarco ore 19.30 e durata navigazione in base poi più o meno alla durata del film, tranquilli che non vi lasciano poi a Certosa di Pavia o giù di lì, non vi lasciano, vi riportano vi indietro, riportiamo, non si arriverà anche fino là in fondo, quindi state tranquilli, si gira, fa il classico giro credo del naviglio cittadino, giusto, si fa e poi un po' di Darsena, sì, è appena più corto perché una parte del naviglio è chiuso la sera, però ok. Davvero una cornice pazzesca. Pensavo anche uno dei pochi cinema dove i vicini non dicono niente, perché insomma si passa e si va via, non si disturba neanche nessuno, no? Non disturbiamo infatti, nessuno e nessuno disturba noi, infatti. Perché essendo in mezzo alla Darsena comunque nessuno ci disturba, quindi su quello proprio potete stare tranquilli. E davvero vedere un film in questa cornice è qualcosa che solo Milano e solo Milano Card vi può offrire. In più Milano Card appunto vi offre tantissime altre esperienze, ne abbiamo parlato, allora come poter fare appunto per vivere le altre esperienze, quindi Sansepolcro. Allora, Sansepolcro, potete trovarci sempre sul sito www.criptasansepolcromilano.it oppure sulle pagine Facebook e Instagram Cripta di Sansepolcro, mentre invece Highline Galleria ci trovate al sito www.highlinegalleria.it. Tutti questi siti sono poi anche linkati nella pagina, nel sito invece di Milano Card, che potete trovare www.milanocard.it oppure scrivendo su Google semplicemente Milano Card, Milano Card Milano, se uno vuole proprio essere specifico, ma non ce ne sono altre. E quindi ci trovate sui nostri siti, sulle pagine sia Facebook che Instagram di tutte le iniziative, e trovate aggiornamenti costanti, quotidiani, su tutte le attività, gli eventi su cui vi invitiamo a rimanere aggiornati, perché veramente ne lanciamo di nuovi ogni pochissimo. Infatti questa è una domanda che non ti ho detto che ti avrei fatto, ma ti faccio lo stesso, poi rispondimi no comment nel caso. Ci avete portato sui tetti, ci avete portato sul naviglio, la prossima volta dove ci portate? La prossima volta vi porteremo in un altro bellissimo luogo che annunceremo tra poco, però su questo non posso dare... Però c'è già, quindi veramente rimanete aggiornati perché abbiamo una novità bellissima che lanceremo veramente tra pochissimo e sicuramente continueremo a portarvi su luoghi bellissimi, suggestivi e inediti di Milano dove vivere esperienze che speriamo possano piacervi e suggestionarvi tanto. Come fate? Voi girate Milano cercando luoghi strani in cui poter fare qualcosa oppure vi vengono proposti? Come funziona? No, noi facendo tanti eventi siamo sempre a contatto con il cliente, okay. Sentiamo, capiamo cosa gli può piacere, come Cinema sui Tetti abbiamo visto che ha funzionato benissimo perché era cinema sì, ma era un'esperienza oltre al cinema. Ma infatti cinema mi viene a dire è quasi un pretesto in un certo senso. Esatto, è veramente... Che poi in realtà voi non sottovalutate, perché appunto i film poi sono di grande qualità, però sembra quasi un pretesto ovviamente per poi vivere un'esperienza completamente nuova. Esatto, e abbiamo parlato con i nostri clienti, eravamo sold out tutte le sere, quindi avevamo 50-55 visitatori a serata, ne abbiamo parlato con loro, gli abbiamo chiesto cosa avrebbero voluto fare d'inverno e da qua è partito Cinema Bianchini, quindi... Che qualcuno ha detto che già vedeva un film sul naviglio. Qualcuno ci ha dato... No, l'idea è venuta, noi abbiamo sondato le nostre idee, okay. Quindi comunque proviamo sempre a prendere riscontro dal pubblico. Beh, che c'è dall'altra parte. Veramente dove ci porterete la prossima volta, insomma, anche perché di Milano di luoghi strani o comunque dove non si può pensare di mettere un cinema è pieno, infatti. Voi li state mappando tutti e li prenderete tutti un po' come una specie di risico del cinema, farete così. Francesca, allora ricordiamo, siamo proprio in chiusura, ricordiamo quindi il sito internet di Cinema Bianchini www.cinemabianchini.it. Bisogna, o meglio farlo, la prenotazione del biglietto su la prenotazione del biglietto, sì, bisogna prenotare online perché veramente altrimenti diciamo. Rischiate, esatto, prenotate online così vedete anche se c'è posto, no, così non andate inutilmente, così vi arriveranno anche via mail tutte le indicazioni su dove presentarvi. Buoni, perché non l'abbiamo appunto, detto brava, ma dicendo, avevo un'altra indicazione, cioè, oltre a coccolarci sulla barchetta, cioè, no, vi mandiamo tutte le darci il tè, no, la tisana, il vino e tutto, ci sono anche delle agevolazioni pre, quindi o l'aperitivo da o l'aperitivo dicevi, al visto d'Arsena, ma anche per come arrivare alla Darsena. Per come arrivare alla Darsena, prenotando appunto vi inviamo un codice di promozionale di 12 euro da utilizzare con Uber,
quindi potrete utilizzare questo codice per venire a Cinema Bianchini. In questo momento sappiamo che tutti i tassisti di Milano vi stanno ringraziando. Esatto. Non e... domani proprio per questo, però andiamo avanti. E anche un, tra l'altro, un buono promozionale per il 10% di sconto sull'acquisto di un vino a storia, sempre. Quindi prenotando online vi arrivano tutti questi codici via mail che voi dopo potrete utilizzare. È un'esperienza irripetibile, è un kit di benvenuto a Milano in un certo senso, esatto. Di viviti Milano una sera in maniera diversa. Io davvero, Francesca, faccio i complimenti a te, a tutta Milano Card, a tutti i vostri partner per questa bellissima iniziativa. Grazie. Ricordiamo comunque Milano Card su Facebook o www.milanocard.it sempre, sì. Ok? Comunque l'ho cercato su Google, Milano Card, lo trovate, se no dal Cinema Bianchini comunque arrivate a vedere tutto quanto la programmazione di tutti gli eventi che fa Milano Card. Io, Francesca, ti ringrazio tantissimo, spero ancora di rivederti qui presto con noi, anche perché voglio a sapere presentare dove... le nuove iniziative. Voglio sapere adesso cosa esatto, verremo a presentare quali nuove iniziative. Non posso dare indizi ancora, ma restate aggiornati, vi lasciamo un po' di suspense. Sui tetti siete già stati. Nella cripta ci siamo già, quindi dal sottosuolo ai tetti. Nell'acqua ci siete già finiti, nell'aria dove è finito adesso? Vedremo dove arriviamo, fin dove manca Milano Card. In un parco, in un bosco, in una collina. A breve spero di tornare in questa trasmissione per potervi dare live tutte le, gli aggiornamenti. Siamo infatti, va bene. Francesca, grazie mille davvero. Grazie a voi. Alla prossima allora. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alle ore 18, sempre qui in diretta con il telegiornale della sera di Milano All News e domani, come di consueto, 12:30 per una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto!